Amici di Eats & Travels, oggi vi porto a Gradara, in provincia di Pesaro e Urbino. Il nome deriva da grata aura, che significa aria buona. E sicuramente facendo la passeggiata degli innamorati, tanto per entrare nel clima, potremo subito renderci conto che è così. Il colle di Gradara, al confine tra Romagna e Marche, è dominato da una maestosa rocca circondata da un piccolo borgo medievale e da una doppia cinta muraria. L'atmosfera medievale si respira già oltrepassando la prima imponente cinta muraria, alla cui sommità corrono i camminamenti di ronda. Oggi siamo fortunati, ci siamo ritrovati nel bel mezzo di una festa medievale qui a Gradara. Questi camminamenti di ronda sulla cinta muraria esterna del XIV secolo possono essere percorsi per 400 metri e da una parte offrono il panorama che dà sulle colline marchigiane e dall'altra parte invece sulla costa romagnola. Il castello ospitò le principali famiglie dell'epoca medievale e rinascimentale, Malatesta, di Sforza, Borgia e della Rovere, e fu teatro di grandi eventi storici e leggendari. Secondo la leggenda, proprio in questo castello trovarono la morte Paolo Malatesta e Francesca da Rimini, i famosi Paolo e Francesca del quinto canto dell'Inferno di Dante, uccisi per gelosia dal fratello di Paolo, Gian Giotto Malatesta.